ragazzi, siamo qua allo stand di Bethesda per provare il nuovo titolo di Tango Softworks, The Evil Within, in uscita il prossimo ottobre dopo il ritardo su PlayStation 4, Xbox One, PS3, Xbox 360 e PC. Il gioco è un sparatutto in terza persona, un survival horror che riprende ampiamente le dinamiche di Resident Evil 4, quindi ci sono delle meccaniche sicuramente funzionali, però anche abbastanza stantie, anche abbastanza vecchia scuola. Ci sono delle novità come il tasto per lo stealth, il protagonista Sebastian quindi potrà accovacciarsi ma non relazionarsi direttamente con lo scenario per evitare lo sguardo indiscreto degli avversari, che sentiranno anche il rumore dei nostri passi o il rumore dei colpi di pistola o magari se apriamo la porta in maniera un po' troppo veemente. L'incedere è sicuramente terrorizzante, quindi largo uso del gore, dello splatter, però alcune soluzioni stilistiche ci sono sembrate un po' troppo gratuite. Dal punto di vista invece della trama, il gioco è chiaramente in grado di terrorizzare, però ci sono alcuni problemi di empatia, infatti è difficile capire il proseguo dell'avventura, trovare un collegamento con il protagonista, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo. Infatti ci saremmo aspettati qualcosa di più maestoso da parte di Shinji Mikami, che invece probabilmente si è seduto sugli allori di comunque di un grandissimo capolavoro come Resident Evil 4. Il livello che abbiamo provato è il numero 8 e accade all'interno di una magione che è un chiaro omaggio alla quella del primo Biohazard, poi comunque all'interno si struttura in maniera completamente differente. Diciamo che The Evil Within a livello di citazioni ricorda tantissimo appunto Resident Evil, ma anche Silent Hill dal punto di vista delle scene abbastanza malate, però è privo di una sua precisa verve stilistica, ed è questa una mancanza che sicuramente gli appassionati degli horror non perdoneranno al game designer giapponese.